Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 19 settembre 2024. L'oro ha raggiunto nuovi massimi, oltrepassando la soglia critica dei 2.600 dollari per oncia. Si tratta di una crescita sbalorditiva se si pensa che fino al 1971 veniva scambiato per 35 dollari l'oncia e ancora al gennaio del 2024 non aveva ancora raggiunto i 2.000 dollari per oncia. Sono numerosi i fattori che concorrono a spiegare questa crescita vertiginosa e apparentemente inarrestabile, dall'inasprimento delle tensioni geopolitiche alle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, passando per l'attivismo delle banche centrali, non soltanto asiatiche. Va tuttavia considerato l'apporto fornito dalla speculazione, la cui spinta propulsiva sta già da molto tempo alimentando i listini azionari, sia statunitensi che europei. Ne parliamo assieme ad Alessandro Volpi, che è un saggista e docente di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa. È autore di numerosi volumi, tra cui Prezzi alle stelle, Non è inflazione e speculazione, pubblicato dalla Terza nel 2023, e I padroni del mondo, come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia, pubblicato dalla Terza nel 2024. Grazie Alessandro, come sempre. Grazie Bene Alessandro, tu giustamente hai formulato una riflessione molto interessante su questa crescita sbalorditiva dell'oro, che, come ho detto nell'introduzione, si può attribuire a vari fattori, non ultimo dei quali alla speculazione, anche perché va ad associarsi a un simultaneo e irrituale per questo incremento vertiginoso degli listini azionari. a te. Certo. Sì, ma infatti io partirei proprio di qui, da quest'ultima considerazione. Cioè, ciò che colpisce di questa forte impennata del prezzo dell'oro, che come hai ricordato comincia, esplode nella sua dimensione più chiara a partire appunto dalla fine dell'anno passato, quando appunto non arrivava ancora a 2.000 dollari l'oncia, e continua vorticosamente a crescere. Il dato più rilevante è che questa crescita avviene non in presenza di una stagnazione delle borse. Normalmente i prezzi dell'oro crescono quando ci sono rischi di crisi economica e geopolitica, e soprattutto quando ci sono crisi di natura borsistica, cioè la borsa non rende, il rendimento dei titoli è molto basso, la distribuzione dei dividendi non funziona, e allora l'oro diventa il bene rifugio. In realtà questo primo dato non si è verificato, cioè noi abbiamo visto una forte crescita dell'oro che ha raggiunto prima i 2200, 2300, 2400, fino ad ora 2600 dollari l'oncia, ma probabilmente con un trend che continuerà a crescere, che si è presentato mentre i listini di borsa facevano dei risultati record. Quindi è abbastanza evidente che questo tipo di logica per cui l'oro è un bene rifugio rispetto alle borse in questo caso non funziona e non è una delle giustificazioni. Così come mi sentirei di dire, sarei molto cauto anche nell'indicare come elemento di forte crescita del prezzo dell'oro l'andamento dei tassi di interesse, perché il ribasso dei tassi di interesse da parte della Fed è cominciato ieri, ma durante tutto il periodo in cui si è assistito all'aumento importante del prezzo dell'oro, ai record del prezzo dell'oro, i tassi di interesse della banca centrale erano alti. Quindi questo faceva presupporre, come del resto fa e continua a far presupporre, che il dollaro non abbia grossi scossoni, perché un'altra ragione per cui il prezzo dell'oro saliva in passato è quando il dollaro si riduceva, perdeva di valore perché i tassi di interesse magari si erano abbassati di moltissimo. Anche questa condizione mi sembra che non ci sia, cioè qui siamo in una situazione molto particolare nella quale abbiamo avuto l'oro che cresceva mentre crescevano i rendimenti azionari ed obbligazionari, quindi le borse erano più che soddisfacenti in termini di risultati, e anche in presenza di un dollaro che non conosceva particolari crisi, e in presenza di tassi di interesse molto alti. Ora,
questo dato, secondo me, è questa anomalia è interessante, intanto perché serve a fare una prima considerazione prima del tema più specifico a cui facevi riferimento della speculazione. E la considerazione è che in questo momento l'economia internazionale funziona secondo canoni che non sono i canoni che abbiamo conosciuto per decenni, se noi continuiamo a guardare l'economia attuale con le lenti con cui abbiamo indagato buona parte del Novecento e anche del nuovo millennio, forse facciamo fatica a comprendere fino in fondo che cosa sta succedendo, perché torno a dire, l'oro da questo punto di vista è un bene che sta salendo, mentre le condizioni che in passato determinavano la sua ascesa non ci sono, e anzi ci sono tutte le condizioni che normalmente tenevano basso il prezzo dell'oro. Quindi è un'anomalia. Questa anomalia io penso che sia appunto riconducibile a due aspetti: un aspetto che è un aspetto di natura generale e uno più specifico. L'aspetto di natura più generale è che certamente noi siamo in presenza di una massiccia dose di liquidità che consente sia il buon andamento delle borse, sia il rendimento alto, il prezzo alto dell'oro, nel momento in cui una parte di questa liquidità si indirizza anche verso l'oro, cioè la liquidità che è stata determinata in origine dai bassi tassi di interesse, che in parte è stata drenata ma ancora circola, e soprattutto l'enorme liquidità che è nelle mani dei grandi fondi che sono appunto alimentati dalla crescente messe di risparmio gestito e che hanno la possibilità di decidere in maniera molto più monopolistica rispetto al passato dove mettere questo tipo di risorse. Beh, questa condizione, liquidità, monopolio nella decisione di gestione della liquidità, che torno a dire in larga parte è frutto della larghissima messe di risparmio gestito, fa sì che possano crescere le azioni e che possa crescere anche l'oro, che non ci sia una alternativa come invece accadeva in passato. E quindi il primo dato, appunto, di questi due dati generali per spiegare il fenomeno è tanta liquidità che è gestita da soggetti che sono soggetti monopolistici. Aggiungerei poi il dato specifico: è chiaro che sull'oro c'è stata un'attenzione particolare. L'attenzione particolare, certamente l'andamento, come spesso accade in questi fenomeni, all'origine della scelta di un certo tipo di settore su cui indirizzare la liquidità, ci sono alcuni dati che hanno una parziale oggettività. È chiaro che in questo momento ci sono alcune banche centrali, come nel caso cinese, che stanno comprando oro perché anche sono in questo senso intenzionate a dotarsi di strumenti per un progressivo abbandono del dollaro, e quindi c'è una parte di domanda di oro che ne può determinare un aumento del prezzo. C'è una sicuramente riduzione complessiva delle spese che sono state fatte, sono fatte per la ricerca di nuovi giacimenti di oro. In 10 anni queste spese si sono ridotte del 65%. Ci sono alcune tensioni geopolitiche importanti che possono far pensare a crisi, però è altrettanto vero che questo ultimo dato delle tensioni geopolitiche per ora non si è ancora riverberato sulle borse, quindi non vedo perché si dovrebbe riverberare sull'oro. E per quanto riguarda i primi due aspetti, c'è da dire, appunto, come si accennava, che sì, c'è una maggiore ricerca di oro, c'è una minore spesa per trovarlo, però in realtà stiamo parlando di quantitativi che sul complesso delle transazioni auree sono molto molto contenuti, fanno fatica ad arrivare al 20% dei volumi e neppure. Quindi è chiaro che sulla scorta di queste voci per cui ci potrebbe essere meno oro, per cui i cinesi hanno intenzione di dotarsi di più oro,
come è avvenuto in passato per l'energia, è partita una forte ondata speculativa che si è, diciamo così, costruita anche qui su due binari ben precisi. Il primo, sono stati messi in circolazione una grande quantità di ETF, cioè di questi titoli che riproducono indici, in questo caso riproducono indici che hanno a che fare con l'oro, che sono stati venduti dai grandi fondi e sono stati comprati in misura crescente dai risparmiatori proprio perché trainati da questa crescita del prezzo dell'oro, che paradossalmente era determinata in primis proprio dall'acquisto degli stessi ETF, cioè si compravano dall'acquisto degli ETF in oro, diventava una sorta di scommessa che si autoavvera, venivano messi in vendita crescenti quantitativi di ETF che riproducevano i listini dell'oro. Nel frattempo il prezzo dell'oro cresceva anche perché prendeva atto della grande vendita di questi titoli, e questo faceva ulteriormente gonfiare questo tipo di bolla. Peraltro gli ETF sono, come abbiamo detto, ormai largamente diffusi, con una mole che è intorno ai 40.000 miliardi, quindi veramente una quantità inenarrabile di ETF. Gli ETF sull'oro hanno, come sappiamo, alcune caratteristiche, per esempio hanno dei moltiplicatori che sono particolarmente favorevoli, e quindi l'idea di, da parte dei grandi fondi, di individuare nell'oro un settore dal prezzo in crescita, creare ETF che appunto riproducano quell'andamento, determina un aumento dei prezzi che è spinto da questo meccanismo e che ha un rapporto con la dinamica dell'offerta reale e della domanda reale di oro che è decisamente sproporzionato, cioè molto più alto e molto più forte, e quindi contribuisce a quella, diciamo, anomalia di cui si parlava in precedenza. Qui il tema è, è stata messa in campo una speculazione attraverso gli strumenti che sono appunto in particolare gli ETF sull'oro, a prescindere dalle condizioni del dollaro, a prescindere dalle condizioni dei tassi di interesse, a prescindere dalle condizioni della borsa, anzi dentro un fenomeno complessivo di euforizzazione borsistica, e quindi l'oro sale anche in queste circostanze. L'altro elemento importante è, a trascinare il settore aurifero, poi c'è il fatto che le società che producono oro, le società private che si occupano della produzione aurifera, laddove non ci sono produzioni statali, sono fondamentalmente società, sono tre o quattro società, le quali, penso appunto a Newmont Mining e a Kinross Gold o a Barrick Gold, che è molto grande, dove gli azionisti di riferimento sono quei grandi fondi che sono quelli che vendono gli ETF. Cioè alla fine della fiera abbiamo anche qui nell'azionariato di queste società la presenza di BlackRock, di Vanguard, di State Street, che sono poi soggetti che si adoperano per creare ETF. Poi gli ETF sull'oro sono prodotti anche da una pletora di soggetti minori che sono a loro volta spesso partecipati dai grandi fondi. Normalmente questi ETF beneficiano di sconti fiscali e di regimi giuridici molto particolari, e questo sta gonfiando la bolla dell'oro, cioè il fatto che siano diventati oggetto di speculazione per i grandi fondi, di indirizzo della liquidità, di raccolta della liquidità attraverso gli ETF, di diciamo così rialzo del valore complessivo delle azioni delle società che producono oro, e quindi un grande entusiasmo che gira su tutto ciò che è connesso al mondo dell'oro, produce questa sorta di distonia rispetto alla tradizione. Vorrei aggiungere un'ultimissima considerazione che riguarda il caso italiano, che secondo me è interessante. Cioè questa, diciamo, bolla dell'oro è una bolla che alla fine incide molto nella gestione dei risparmi degli italiani, e quindi magari distoglie i risparmi degli italiani da indirizzi più produttivi o dall'acquisto dei titoli di Stato italiani, perché noi sappiamo che tradizionalmente l'oro è la prima voce di indirizzo dei risparmi italiani. Sappiamo contestualmente anche che nel corso degli ultimi anni
si è assistito a un spostamento dei compratori di oro dall'acquisto di lingotti e di monete all'acquisto di ETF sull'oro. Questo è interessante perché vuol dire una maggiore finanziarizzazione, e questo in buona misura si lega anche al fatto che in maniera quasi direi scientifica, perché secondo me qui c'è un disegno chiaro, mentre si è provveduto a rendere un pochino più pesante la tassazione sulle plusvalenze aurifere nel caso in cui la plusvalenza aurifera sia fatta su oro che non ha un certificato di accompagnamento, quindi lingotti che non siano certificati pagano di più, nel caso degli ETF questo meccanismo non si applica, quindi chiaramente diventa più consono, diciamo più utile, più profittevole andare verso quella direzione. E anche questa è una delle tante strade di cui, insomma, ci siamo occupati a più riprese anche con te, della finanziarizzazione in essere, della trasformazione dei risparmiatori in soggetti che hanno a che fare con strumenti finanziari che sono sempre più finanziarizzati, e in questo senso anche con la bolla dell'oro. E torno a dire, questo ci consente però di spiegare e di capire un fenomeno che altrimenti sarebbe un'evidente anomalia: oro in regime, oro alle stelle, in regime di euforia borsistica, in regime di tensioni geopolitiche, in regime soprattutto direi anche di tassi di interesse che sono stati a lungo alti. Questo fa sì che poi alla fine sarà anche difficile, è anche difficile fare delle previsioni, perché l'impressione è che la gestione della liquidità, del monte di liquidità da parte dei grandi fondi sia più forte in questa fase, o comunque incida in maniera determinante più di tanti altri fattori, e quindi sia veramente complicato fare delle previsioni utilizzando gli schemi più tradizionali, utilizzando gli schemi più classici. Sì, poi è molto interessante tutto questo, perché vediamo che, come giustamente tu dicevi, si cerca di spostare anche orientare gli indirizzi degli acquirenti privati, i singoli risparmiatori, dal lingotto singolo, che alla fine è una riserva di valore, no? Non è fatto in via precauzionale, il classico investitore che ha un po' un gruzzolo da una parte e lo investe in qualcosa che sa, è sicuro che non perda valore. Invece qui giustamente si sposta verso gli ETF, che vengono venduti dalle, come giustamente dicevi, soprattutto dai grandi fondi, che però non hanno un legame con l'oro fisico, ma non comportano il possesso dell'oro fisico. Assolutamente. Già è un passaggio, e però hanno un impatto molto pesante sulla determinazione del prezzo dell'oro fisico, in misura analoga in cui ce lo avevano gli ETF sull'andamento del gas naturale, per esempio. Certo. Quindi noi vediamo questi fondi che stanno letteralmente manipolando il prezzo di qualsiasi cosa. Certo, e torno a dire, ed è interessante anche, come dire, stanno snaturando la definizione stessa di beni rifugio, cioè poi alla fine io ho l'impressione che il vero obiettivo, ce lo siamo detti anche questo più volte, dei grandi fondi sia quello di presentare se stessi come bene rifugio in quanto tali, come dire, ricordando la famosa intervista di Larry Fink a Federico Fubini sul Corriere della Sera, cioè alla fine se noi siamo i soggetti del monopolio, se volete essere tranquilli, il tema non è che tipo di prodotto finanziario dovete scegliere, o quale settore può essere considerato privilegiato, perché magari anche in base alle politiche economiche ha maggiore attrazione di capitale. Quello che conta sono i prodotti che noi, grandi fondi, mettiamo sul mercato. In questo momento stiamo mettendo sul mercato ETF sull'oro. Non vi dovete preoccupare troppo del fatto che appunto la borsa è euforica e quindi che non avrebbe senso comprare oro, perché noi vi garantiamo con le iniezioni di liquidità, con tutti questi meccanismi, che appunto l'oro continuerà a salire. E quindi il tema è proprio questo, cioè la modifica della nozione di rischio e quindi anche la modifica della nozione di bene rifugio. In questo momento il dollaro è una moneta stabile, ma l'oro sale moltissimo, a dimostrazione appunto che l'oro non è più in sé un bene rifugio, ma diventa uno dei beni su cui viene orientata la speculazione
speculazione, che in questo caso corre moltissimo perché è appunto guidata dagli ETF in maniera abbastanza semplice, e dietro tutto questo c'è l'idea appunto che il vero rifugio debbano diventare, nell'indebolimento del potere politico, nell'indebolimento anche delle stesse, come dire, degli stessi principi di funzionamento dell'economia finanziaria, dell'economia capitalistica, debbano essere i grandi fondi. L'oro serve un po' anche a quello, secondo me, come una prova di forza del fatto che si può tenere alto l'indice di borsa e si può tenere alto il prezzo dell'oro, e dietro questo c'è la medesima regia. Sì, poi c'è un problema gigantesco in tutto questo. Cioè, sì, da un lato, per esempio, con il monopolio, cioè con la distorsione dei prezzi dell'energia, per esempio, hanno aperto il varco alla deindustrializzazione dell'Europa. Lo vediamo in maniera chiarissima con il crollo della produzione industriale, Volkswagen che pianifica di spostare la produzione in altri paesi diversi dalla Germania, eccetera, eccetera. Il punto qual è? È che con queste manipolazioni, per un verso, promuovono la deindustrializzazione, perché la finanziarizzazione, come sappiamo, è parassitaria da questo punto di vista, drena risorse dall'economia reale, ma la stessa dottrina neoliberista prevede la presenza di un'autorità antitrust. Cioè, nel momento in cui questi soggetti diventano eccessivamente grandi, potenti, hanno una capacità riconosciuta di inquinare il mercato, dovrebbe intervenire l'autorità statale, analogamente in cui nel 1911 avevano spaccato il monopolio di Rockefeller negli Stati Uniti. Non se ne sente più parlare minimamente di questa cosa. No, non se ne sente più parlare perché ovviamente negli Stati Uniti lo abbiamo visto, la polemica di Trump nei confronti della Harris che partiva dalle criptovalute, ma in realtà sull'azione di Gary Gensler e quindi del controllo della SEC, è la dimostrazione, pur appunto con tutti gli elementi di critica che si possono rivolgere a Trump, che come dire, esiste un problema, cioè le autorità di regolazione che si occupano delle funzioni e delle attività intrecciate e connesse dei grandi fondi non hanno inciso in nessun modo. Cioè, nel momento in cui si consente a un grande fondo, come è stata l'autorizzazione concessa a BlackRock, di produrre ETF e di produrli sostanzialmente su qualsiasi tipo di beni, è evidente che si crea un vulnus, perché si mette un grande gestore, il più grande gestore di liquidità insieme a Vanguard del mondo, poi la stessa richiesta l'ha fatta Vanguard, nella possibilità di creare uno strumento che è uno strumento che drena ulteriore risparmio e che ha un peso nella definizione dei prezzi. Quindi in questo senso la stessa presidenza Biden, come dire, e le autorità regolatrici sono andate nella direzione esattamente opposta a quella che tu auspicavi, cioè tu auspichi che sarebbe auspicabile, cioè si è consentito ulteriormente, ma perché la dinamica deve essere quella: se vogliamo tenere in piedi il mercato finanziario bisogna consentire di ridurre il margine di rischio, per consentire la riduzione del margine di rischio bisogna costruire i colossi devono avere tanti prodotti, e tanti prodotti garantiscono l'americano medio, appunto, che ha le polizze, di non incorrere in gravi rischi. Cioè, questo è il senso della finanziarizzazione, e a discapito di questo vanno i processi produttivi, l'attenzione a livello delle retribuzioni. Quello che conta non è tanto la retribuzione salariale in sé, ma questa sorta di salario integrativo che è rappresentato dal rendimento del risparmio finanziario, e quindi i monopoli sono un de-risking. Mi sembra che anche in Europa, dell'altro, si vada in questa direzione, perché io non so se hai notato, ma pochi l'hanno notato, ma la nomina della commissaria alle finanze Albuquerque, che è questa portoghese che deve occuparsi peraltro del mercato unico dei capitali, è una che siede nel consiglio di sorveglianza europeo di Morgan Stanley, quindi, come dire, siamo sempre lì. È come BlackRock che faceva il consulente di ESMA, e qui abbiamo la nuova commissaria che fino all'altro giorno lavorava per Morgan Stanley. Quindi è evidente che questa preoccupazione, che dovrebbe essere quella per evitare lo strapotere finanziario e quindi gli effetti perversi della finanziarizzazione, non c'è.
Perfetto, perfetto. Siamo in chiusura, ricordo a tutti che questo canale è demonetizzato, si regge unicamente sulle mie forze e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in coda al filmato in descrizione tutti i riferimenti necessari per procedere in tal senso, insieme ai riferimenti per iscrivermi ai miei canali Telegram, Rumble e Odyssey. Alessandro, grazie come sempre, ci diamo appuntamento per una prossima volta. Grazie a te, arrivederci. Ciao, buonasera a tutti.